Ed eccoci al Rifugio San Pietro, proprio sopra l'abitato di Calvola, nel cuore del Tennese, con Andrea Berteotti e la sua squadra. Beh, intanto apprezziamo questa novità di quest'anno, che è questa sorta di fattoria che rappresenta in sé una destinazione adatta, ad esempio, alla famiglia e ai bambini. Sì, abbiamo creato questa nuova fattoria didattica che stiamo cercando di creare sempre meglio, in quanto questo è un rifugio escursionistico facilmente accessibile per tutti quanti. Abbiamo cercato di renderlo ancora più accessibile per le famiglie con i bambini e dare un'alternativa per fare divertire di più i più piccoli utenti che vengono a trovarci. Noi stiamo apprezzando la vostra cucina, ma pensiamo già alle escursioni. Tutto ciò che arriva verso il San Pietro, ma che dal San Pietro si diparte. Sì, il sentiero è... ci sono molteplici sentieri che arrivano fino al rifugio, tra cui uno degli più importanti è che il rifugio è la prima tappa del sentiero Frassati, sentiero santo che parte da Arco e arriva a San Romedio, di cui la prima notte è proprio il rifugio. Ci sono i sentieri storici che partono dall'abitato di Canale, Calvola, da Riva del Garda tramite il sentiero della... il sentiero di Gola che arriva fino al rifugio tramite il 401 e dal rifugio poi partono le escursioni per il Monte Misone, per la Vallomasona, per San Giovanni al Monte, i Garda Trek promossi da Garda Trentino con la ronda media e la ronda alta che arrivano e dormono da noi, quindi molteplici e diversi tipi di sentieri e di difficoltà diverse. Anche il Garda Trentino dunque si sta specializzando su questa tematica dell'escursionismo. Sì, l'outdoor ormai è ai nostri giorni è una delle cose principali e l'utente medio ormai è diventato l'escursionista semplice, non è l'alpinista di alta quota, quindi è facilmente accessibile anche per gente che cammina poco, gente poco preparata, che comunque in un'oretta e mezza arrivano fino al rifugio. Parliamo dunque della valorizzazione della media montagna e della accessibilità alla montagna stessa. Sì, esatto. Comodo, facilmente raggiungibile, alla portata di tutti quanti, sia per bambini che per anziani, sia per le biciclette che sono uno dei nostri target maggiori, sia per le e-bike che saranno il futuro delle biciclette molto probabilmente, specialmente per le zone di bassa quota come le nostre. Un'altra caratteristica qui al San Pietro è che siete aperti tutto l'anno. Sì, la nostra scelta è stata proprio di mantenere il rifugio aperto tutto l'anno con un breve chiusura a novembre, ma di garantire sempre un servizio di ristorazione e delle camere per tutti quanti a qualunque periodo dell'anno, cosa di cui ci facciamo un po' un vanto perché siamo anche uno dei pochi rifugi in tutto il Trentino, sempre comunque presidiato e sempre comunque aperto.